Ciao a tutti ragazzi, io sono Fredrix e benvenuti in un nuovo video della Vanilla. Oggi ragazzi siamo un video un po' diverso dal solito per il semplice fatto che ho registrato il video ma non si è sentito, cioè non si è registrato l'audio del microfono. E quindi oggi io sono qua a fare da voice over, ovvero vi parlerò di quello che faccio all'interno di questo video perché non lo volevo sprecare e volevo diciamo che si parlasse anche di come ho finito la farm di legno, perché l'abbiamo finita in questo video e quindi niente, volevo farvela vedere. Allora qua stavo raccogliendo un po' di materiali che ci servivano, non sono abituato comunque a fare video così. Allora dobbiamo partire qua facendo dei circuiti di redstone dietro i pistoni per fare in modo che diciamo si stringano e levano tutte le foglie dagli alberi. Ecco appunto, tiriamo una linea al secondo strato dove stavano i pistoni e sopra ora ci andremo a mettere la redstone. Dovremo fare tre file di blocchi a redstone, ora vedrete. Ecco, mettiamo la redstone sul primo strato, dopodiché facciamo un'altra fila di blocchi, poi fila di redstone, poi un'altra fila di blocchi e fila di redstone. E diciamo questa parte è fatta, ma aspettate, ecco 1, 2, 3, 4 e 5 pezzi di redstone. Poi lo dovremo fare anche dall'altra lato. Ora stavo andando a dormire perché si era fatto notte e a me piace costruire di giorno. Comunque ragazzi vi ricordo che mentre sto costruendo io sono live anche la sera alle 21 su Twitch, vi lascerò il link a schermo e il link in descrizione se volete partecipare. Non vado in live tutte le sere ma basta che mi seguite e vi arriva la notifica. Ecco, ora sono andato sul retro perché dobbiamo fare la stessa cosa, ovvero fila di blocchi, redstone e così via fino a sopra. Madonna che strano fare sti video comunque così, perché già so quello che faccio. Ecco, fila di redstone, poi fila di blocchi che sto mettendo, fila di redstone, fila di blocchi e un'altra fila di redstone. Ecco, ora qua chiude. Perfetto, ora dobbiamo collegare tutte le file di redstone che abbiamo fatto. Sto video mi pare più io che spiego, però vabbè, l'ho perso. Ragazzi, ho perso l'audio, che ci posso fare? Ora ragazzi, dobbiamo fare, diciamo, la fila di pistoni che spingerà tutti quanti i log verso avanti. Come vedete sto mettendo un pistone appiccicoso con dietro altri due pistoni appiccicosi che adesso andremo ad alzare fino a sopra. Faremo una fila di doppio pistone che ora non ho nell'inventario ma li ho lasciati nella cassa. Ecco, ho preso i 9 pistoni che tra l'altro uno mi sa che servirà alla fine, un pistone, infatti me ne avanzerà uno come appunto vedrete adesso. Ecco appunto, metto gli ultimi due e me ne avanza uno che servirà dopo quando dobbiamo fare il duplicatore di... No, servirà per fare una cosa con la redstone, non per spingere, ma non sopra, sempre su. Non ho capito tutto il meccanismo, però alla fine fidatevi che ha funzionato. Ecco, mo magari alcuni di voi vanno direttamente alla fine. Ora ragazzi, davanti a questi pistoni dobbiamo mettere una fila di log strippati, che saranno effettivamente i blocchi che andranno a spingere i log degli alberi. Ecco, vedi, sto piazzando e strippando fino a sopra, fino al livello dell'ultimo log e dei pistoni. Ecco appunto, questo è l'ultimo. Poi ragazzi, andremo a fare ora un pillar di vetro dove stava la scala. Eccola qua, la scaletta, pillar di vetro fino all'ultimo blocco. Ora mi sembra facevo un collegamento con la redstone, mi pare a destra dopo di questo. Mi sembra, mai fatto il voiceover, oh, mai. Però non volevo che questo contenuto andava perso, perché già una volta mi è successo, però vabbè, non era un granché quel video. Ma questo diciamo è più importante perché vi mostravo come fare la farm e quindi ho deciso di farvelo in questo modo, perché è l'unico modo che posso farlo. Altrimenti devo mettermi a distruggere tutto e rifarlo, ma non credo avrebbe avuto senso. Ora ragazzi, dobbiamo collegare tutte quelle strisce di redstone e vedrete che userò delle slab con la redstone sopra. Faremo tipo a scaletta alternata destro-sinistro fino in cima praticamente. Mettiamo un blocco momentaneo là sotto come appunto vedete e mi sembra mettiamo, che ci metto? Un altro blocco, esatto, un altro blocco là e levo il blocco momentaneo che come al solito usiamo la terra perché è più facile da distruggere. E ora credo facciamo il circuito di redstone come vi ho detto e mi pare che qua usa anche un ripetitore. Ecco appunto, mettiamo la slab là che collega la redstone con la parte sotto. Vabbè dai, penso che state capendo qualcosa. Fila di redstone che però ho sbagliato appunto perché ci va un ripetitore, non mi ricordo quanto settato sinceramente, ora ve lo dirò. Ecco, ripetitore così, settato mi sa a 1, e tanto non posso sentire. Ah, e poi mettiamo davanti due pezzi di redstone come appunto vedete. Ora mi pare mette slab redstone e così via. Ecco, facciamo dei blocchi momentanei per appoggiarci sopra le slab con sopra la redstone e faremo la scaletta che vi ho detto. Sopra ogni slab dovete mettere un pezzo di redstone e si collegherà, non so con quale magia, ma si collega, fidatevi. Ecco, ora ho spaccato il blocco momentaneo, cerco di parlare il più possibile, almeno si vede,
perché a me la parte dove, diciamo, non parlo viene tagliata, che c'è un programma che lo fa da solo. Ecco, ho messo una Translab con la redstone sopra e dove fa così fino a sopra, in poche parole. Cercherò di parlare nei punti più diciamo che avete bisogno, perché se no non li vedete. Ecco, mi sembra che ho finito. Esatto, abbiamo finito. Ora dobbiamo collegare la fila di pistoni che abbiamo messo al centro. Prendiamo il vetro che dobbiamo mettere, ora vedete dove. Qua faremo una scaletta alternata, ma stavolta non useremo solo slab, ma faremo slab vetro fino a sopra. Non so per quale motivo, ma dobbiamo fare così. Come appunto vedrete, vedete, ho messo il blocco là con il vetro sopra, sì, col vetro sopra, con la redstone sopra, poi slab, vetro, slab fino a sopra. Questo è il mood. Ecco, blocco di vetro, redstone, slab con la redstone sopra e poi mi pare l'ultimo blocco di vetro con la redstone è finito. Ecco, sono atterrato sopra, lo metto redstone, esatto, poi blocco di vetro, redstone e basta. Ecco, e questo lato è fatto. Ora andremo a fare un altro collegamento al lato sinistro dei pistoni, come ora vedrete. Sarà un po' diverso da questo. Ah, e comunque se si vede meglio la fotocamera è perché è il mio telefono, vabbè. Spero che questa sia l'ultima volta che faccio un video così, perché registrare due volte è molto faticoso. Ci metto il doppio del tempo, in poche parole, per registrare un video. E poi diciamo che secondo me così annoia anche il video. Saliamo sopra questa slab e sopra ci mettiamo un pezzo di redstone. Poi facciamo un'altra scaletta come sto facendo ora. Cioè ho messo un blocco momentaneo, poi la slab con la redstone sopra. Basta che copiate, dai, se state facendo magari questa farm nella vostra vanilla. Io sono farm che prendo sempre dagli inglesi perché mi sembrano più affidabili, e poi su internet ce ne sono molte di più di quelle italiane. Vabbè, ho messo la slab con la redstone, un'altra slab con ora la redstone sopra. Non so a cosa serve questo doppio collegamento, ma va fatto. Redstone, poi slab con la redstone sopra e così via. Vedete, slab, redstone. Vabbè, in sto video dirò solo slab redstone. Questa è l'ultima, mettete la slab con la redstone sopra. Se vi trovate così avete fatto bene. Ora dobbiamo collegare, stavo dicendo nel video, tutti questi altri collegamenti dall'altra parte, sempre usando quella tecnica di destro-sinistro con le slab. Sarà un po' diverso perché qua, ragazzi, mo mi sono ricordato, andremo ad utilizzare il pistone appiccicoso. Non so cosa serve, però credo serva tipo per ridurre il segnale al minimo possibile. Ecco, ho messo un blocco, ora mi pare ci metto la redstone sopra, esatto, metti sta redstone, no, pure là sotto la redstone e pure qua, poi pistone. Ecco, sto prendendo il pistone appiccicoso, come vedete, mi ricordavo bene. Mettiamo un pistone rivolto verso l'alto davanti al blocco, ecco, in questo modo, con sopra mi sa un blocco, ecco appunto, blocco da costruzione sopra. Madonna che strano fai video così. Se vi trovate così avete fatto bene. Poi mi pare un altro blocco, esatto, sopra che ci mette il ripetitore, mi sembra, ecco appunto, prendo un ripetitore. Dovevo mettere un ripetitore sul blocco appena messo, settato a 1, cioè dovete, no, settato a 2, dovete premere una volta praticamente. Poi blocco davanti al ripetitore, in questo modo. Blocco, ora collega tutto, esatto, un pezzo qua e un pezzo là sotto. Ora mette la slab e facciamo un zig zag di nuovo. Mi sembra che avanzerà una sola slab alla fine, perché servirà sopra quando andremo a fare il duplicatore di TNT, che non ho capito come funziona. Esistono di più semplici, questo è abbastanza complesso, non è quel Minecraft tipo che fa avanti e dietro, è un po' diverso dagli altri, però funziona lo stesso. Vedete, ho messo la slab là con la redstone sopra e praticamente la stessa cosa. Ora zig zag fino a sopra. Sta parte magari, boh, non parlo, almeno viene tagliata, tanto questo è. Ecco, e questa è l'ultima. Metti la redstone e se vi trovate così avete fatto bene. È la terza volta che lo dico sta frase. Ora ragazzi, andremo a fare il collegamento che porterà sopra. Useremo delle torce di redstone. Ho messo una torcia dietro la leva e ora metteremo sopra blocco torcia finché non finite tutte le torce, praticamente. Ora vedete, tanto. Vedi, io mi sto facendo un pillar perché era più semplice. Metto blocco, metti sto blocco. Ecco, blocco, poi redstone, torch, poi un altro blocco, redstone, torch. Praticamente le uso tutte. Ah, e comunque alla fine vedremo che, diciamo, quel pezzo di concrete che esce davanti non serve a nulla. Non so cosa serve sto coso dritto che teniamo qua. Anche perché poi mi viene distrutto dalla TNT. Vabbè, alla fine vedrete. Ecco, devo mettere ora l'ultima torcia. Cioè, prima blocco, poi la torcia. Ora dovremo fare, mi sembra, tipo una L con la concrete. La parte sopra sarà fatta tipo tutta di vetro, concrete, redstone. Ecco, mettete un blocco qua e un altro qua in modo tale da fare una L così. Ora facciamo tipo un ciclo. Facciamo tipo un ciclo di redstone usando un comparatore e dei ripetitori settati al massimo. Ora vedrete. Mo stavo andando, mi sembra.
sembra alla cassa a prendere tutto quello che c'era rimasto, tranne le chest, mi pare. Esatto, le chest non le ho prese, ma vedrete che poi mi servono. Cioè, me ne serve una dopo. Comunque, ragazzi, con questa farm potete produrre solamente legno di spruce, birch e di oak. Gli altri o non funzionano oppure credo vi distruggano la farm. Ora facciamo questa cosa che ho appena fatto, ormai parlo così, questo specie di dosso. Poi prendiamo un comparatore da mettere davanti, poi davanti al comparatore mettiamo un blocco con sopra un ripetitore, mi sembra. Anche un blocco di lato, ecco, mettiamo sopra il ripetitore, settato al massimo, appunto. Che memoria che ho comunque, sì che l'ho fatto 2-3 ore fa, però, insomma. Poi mettiamo blocco momentaneo con un blocco sopra fisso, un altro blocco fisso qui dove lo sto mettendo, poi leviamo la terra, ecco appunto, ho levato la terra, poi mi pare un altro repeater settato al massimo, no, blocco di redstone, cioè pezzo di redstone sopra il blocco, in questo modo facendo una croce, ecco il ripetitore settato al massimo, poi mi pare un altro blocco davanti, sempre tipo addosso, cioè deve stare il blocco, ecco tipo sto mettendo il blocco temporaneo, ora ci metto il blocco sopra e il blocco di lato e levo la terra, poi mettiamo un altro ripetitore settato a 4, eccolo qui, il ripetitore settato a 4. Vabbè, io poi qua stavo dicendo che farà un ciclo, ma già ve l'ho detto. Un altro ripetitore settato a 2, quindi dovete premerci una sola volta sopra. E qua mi pare un blocco rialzato, cioè a contatto con i ripetitori, ecco. E sta parte è fatta. Spero uscirà bene il video, lo spero. Se c'ho sonno è perché sera, tranquilli, se mi vedete magari con gli occhiali. Sono appena tornato da una festa di carnevale. Vabbè, poi mettiamo un pistone come l'ho appena messo, non so se si vede, sta a destra. Vabbè, sta là, lo vedete ora. Con la sabbia sopra, un pezzettino. Ne avevo 13 perché l'altra l'avevo presa, non mi ricordo per quale motivo. Poi blocco di lato così, con sopra, non mi ricordo, un repeater, esatto, lo stavo immaginando. Il repeater settato a 1, cioè normale. Ora, un blocco qui, poi mi pare il vetro a fianco. Ecco, appunto, sto prendendo il vetro, lo mettiamo a fianco. Ora stavo andando a dormire perché è notte. Eccoci qua di nuovo sopra, che sto prendendo? Non lo so. Ah, ora dobbiamo fare tipo la cabina, una cabina che contiene una cassa, acqua, non so che serve. Ah, dove ci finisce la TNT, è vero. Qua dentro ci finirà la TNT accesa, che l'acqua porterà avanti e poi cadrà sotto. Mettiamo un blocco di terra sotto al blocco di vetro, poi davanti un blocco di vetro, spacchiamo la terra, poi una cassa che non avevo e quindi la sono andata a prendere, come vi ho detto prima, che tra l'altro ora sbaglio anche a piazzare, mi ricordo. Ecco, ora vedrete che la sbaglio a piazzare. La dovevo mettere davanti al blocco di vetro basso e invece l'ho messo davanti a quello alto. Ecco, poi dopo me ne accorgo però, perché dico che tipo, perché non si trova? Perché ora devo mettere, ecco, vabbè, devo mettere il wall là, ma vedo che non si trovava e quindi ho levato la cassa. Ecco appunto, sto prendendo l'accetta per distruggerla e la metto davanti al blocco di vetro, così. Poi muretto con davanti il vetro, esatto, poi blocco momentaneo là con due pezzi di vetro davanti, qua scorrerà l'acqua, poi mi pare davanti mettiamo un pezzo di vetro, però tipo lasciando uno, cioè così, e poi blocco di vetro davanti e dobbiamo metterci ora un cartello per non far passare l'acqua praticamente, cioè per fare in modo che arriva la TNT e non, diciamo, non va nell'acqua ma cade sotto, ecco appunto. Poi blocco di terra, blocco di vetro, si leva il blocco di terra, questa è una protezione in più ma non serve credo, e ora vado a prendere l'acqua. Prendevo mi sembra due secchi per sicurezza, anche se poi me ne serviva solo uno. Ecco, ho preso due secchi d'acqua e lo vado a mettere lì dentro, esattamente qua sul blocco di vetro. Ah, eccolo qua, vedete, l'acqua si blocca, non va sotto perché c'è il cartello. Ora prendiamo due pistoli normali, non mi ricordo perché, lo mettiamo uno qua. Vabbè, ah, mo stiamo a fare il vero e proprio duplicatore di TNT, per carità, anche tutto sto circuito ne fa parte. Un altro pistone davanti al ripetitore settato a 1, poi mettiamo un pezzo sopra al pistone, pezzo di da costruzione, poi una slab davanti, poi altri due blocchi in modo tale da arrivare all'altro pistone, così. Poi sopra metteremo tutta redstone, mi pare che ora la metto. Ecco, ho preso la redstone perché ci vanno 4 pezzettini sopra. Comunque abbiamo quasi finito, alla fine mi sono messo solo a rifare la parte davanti perché come vedrete sono nati alcuni problemi per quanto riguarda le esplosioni delle TNT. Poi observer davanti al pistone e mi pare TNT, non mi ricordo dove, è TNT qua. Poi mettiamo un blocco là davanti, cioè sopra il pezzo di vetro, e la redstone che servirà per accendere la nostra TNT. Un blocco sopra la redstone, ora vedrete che metto della redstone, servirà per accendere la TNT. Ho messo un altro blocco lì, redstone e redstone, ecco fatto. E poi mi pare che è finito. Ah no, mancano due pezzi di redstone qua. Ecco,
eccoli qua, li ho messi. E ora la sto scendendo, perché mi pare che era finita. Dobbiamo solo mettere il bone meal nella cassa dietro, credo. Ecco, vabbè, sono stato fermo mezz'ora. Ma voi tanto sta parte l'ho levata. Che sto prendendo? Ah, sto andando a prendere le ossa per fare il bone meal. Ne prendo tipo, mi sembra, 9 stack, qualcosa del genere. Perché ora sta farm, devo dire, che produce. Rispetto a prima, produce molto di più. Perché prima produceva solo quando o moriva qualcuno per qualche bug, o perché morivano perché cadevano dall'ultima piattaforma del mobus spawner, oppure perché ogni tanto andavo io là e gli tiravo qualche spadata, ma non era tanta roba, diciamo. Ecco, mi sono riempito l'inventario di bone meal, manco mi entravano più, infatti le ossa poi 3 le ho rimesse nella cassa. Non mi ricordo se ho fatto qualcosa off camera, ma non mi sembra. Ecco, nella cassa dietro riempiamo di bone meal. Poi ragazzi, a questa cassa ci collegheremo, diciamo, tutto un sistema che porterà bone meal, perché faremo, ragazzi, anche una farm di bone meal. Non mi ricordo se già ve l'avevo detto nello scorso video, ma comunque l'andremo a fare proprio dietro la farm di legno, mega farm di bone meal collegata appunto alla farm di legno. Almeno la rendiamo del tutto automatica. L'unica cosa, devo andare io là e mettere i sapling, ma vabbè, quello un attimo, eh. Poi a fine video, tipo, mi sono messo a cronometrare e ho visto che questa farm, tipo, mi ha fatto 2 stack e qualcosa di log in 30 secondi. Ecco, appunto, è esplosa la TNT che la stavo provando, e come vedete non è che funziona molto bene, perché mi distrugge la parte sotto della farm. Poi vedrete che alla fine ci faccio una cosa. Ora stavo solo allargando, ma poi lo cambierò. Ecco, ora stavo pensando a come fare per non far distruggere il tutto. Ah, e si è distrutto anche, ma non so se l'avete visto, la parte sopra, cioè quella specie di linea che usciva fuori. Pareva un impiccato, non lo so. Comunque non serve, non so per quale motivo l'ha fatta. Anche perché si è distrutta, c'è rimasto tipo 2 blocchettini davanti e basta. Che poi non mi ricordo manco che dicevo, e quello è fatto. Ecco, ora la sto riprovando per rivedere magari se funzionava, ma non è vero. E qua stavo cercando di tappare in qualche modo. Ecco, ora spengo e mi pare che allargo di una fila o due. Mi pare 2 file. Ecco, appunto, stavo allargando di 2 file. E ora metterò dell'acqua qui all'angolo e rifarò tipo il sistema di raccolta. Metterò anche delle tramogge, ma saranno momentanee. Alla fine però metto le tramogge effettive. Ecco il secchio d'acqua, messi tutti e due. Poi qua completavo con la concrete, non mi ricordo. Esatto, completo di concrete. E inizio a mettere qualche hopper, giusto per vedere se funzionava. E se funzionava bene, diciamo. Ecco, ho messo 2 hopper così. E ora che faccio? La riaccendo, perché ero stupido. Si spacca di nuovo tutto, vedete? Ah no, ma mi pare che si spaccava una parte. Cioè, vedete, non so proprio centrali sti TNT. Però vabbè, basta che funziona, che ci importa. Ah, le elitra mi stavano morendo, tra l'altro. Molo, rivedendo il video me ne sono accorto. Perché ho aperto la cassa? Ah, perché pianto lo spruce che ho preso, uno stack. E ora mi mettevo anche a cronometrare. Volevo vedere in 30 secondi quando faceva. Ora vedrete. Parlo anche un po' durante il funzionamento, almeno vi vedete un po' di funzionamento. Ecco ragazzi, sono entrato nella cabina. Volevo mettere una torcia, ma poi ci ho ripensato e non ce l'ho messa più. Praticamente mi metto qua e spammo i sapling col pulsante destro. Ecco qua lo spammo. E qua si è anche distrutto un po'. Ora però ragazzi, dico che qua era meglio metterci l'ossidiana. E infatti poi ce la metterò, almeno non si distruggeva più. Qua sto allargando ancora, anche se poi non servirà tutta sta parte, perché la farò di ossidiana e la stringo. Cioè la faccio come era originariamente. L'ho detto bene? Sì, l'ho detto bene. Qua mettiamo un altro hopper. Vabbè, era momentaneo ciò. Ecco, ha prodotto 2 stack e 9 in 30 secondi. Che è un po' più veloce di farlo a mano, ma nemmeno tanto, Però il vantaggio qual è? È che non deturpiamo il panorama. Io vengo qua, è molto più semplice, senza che mi metto a rompere alberi e ripiantarli e così via. Io vado là con i sapling e fatto. Sarà tutto automatico una volta fatta anche la farm di bone meal, che userò le alghe, se ve lo state chiedendo. Alghe, composter, non mi ricordo come funziona. Però esiste, tranquilli. Ecco, vedete il pezzo volante là? Dai, si vede, eccolo qua. Ecco, ora sto dicendo che era meglio metterci l'ossidiana. E mi pare che la vada a prendere. Mi pare di sì. Eh sì, perché apro la cassa e ne tenevo solo 9, una cosa del genere. No, questa cassa, la cassa sotto. Vabbè ragazzi, ora mi mettevo a farmare un po' di ossidiana, ma non tanta, ne facevo poco. Ecco, qua ho aperto la cassa e ce n'erano 9, ma dove memoria. Poi ho detto, magari uso la Cryon Obsidian. Poi ho detto, no, magari ci facciamo una costruzione più carina. Qua basta ossidiana normale, anche perché volevo usare il nero per riprendere la Blackstone. Ecco, ora sto prendendo la lava. Magari sta parte non ve la metto, boh. Dipende quanto dura il video. Ecco, ho preso 6 secchi. Ora li metto in un fosso e poi ci metto l'acqua sopra. Ecco qua l'acqua e abbiamo la nostra ossidiana, che ora rompo col piccone. Poi stavo pensando che se mi bastava e alla fine ho detto di no.
e quindi ho fatto l'altra. Mi pare proprio strano perché rivedendo il video mi tornano le parole che dicevo. Non mi so spiegare sto fatto. È come se mi immagino io che parlo, anche se non c'è, però vabbè. E ho ripreso solo il gioco e il volume di gioco. Ecco, qua mi sono messo a fare l'altra ossidiana, mi sembra altre 6. Sì, altre 6. E arriviamo a 21 pezzi di ossidiana, che mi sa avanzava pure. Poi riuso anche il calcestruzzo bianco, ma ora vedrete, per decorare sotto l'acqua. Presa tutta l'ossidiana, direzione farm di legno, stiamo arrivando, eccoci qua. E praticamente scambio le linee laterali che vedete in concrete con semplicemente l'ossidiana, così non si distrugge più. E qua stringo, cioè lo faccio come era all'inizio. Ecco, vedete, facciamo una fila di ossidiana. Altra roba non si distrugge perché è coperta dall'acqua, solo questa no. Ecco che sto sostituendo il tutto. Qua come chiudevo, che non mi ricordo. Ah, recuperavo prima gli hopper perché erano momentanei. E lo rifaccio in modo più sistemato, cioè come sarà effettivamente. Stavo facendo proprio il, diciamo, il pezzo, chiamiamolo pezzo, da cui partirà la fila collegata al magazzino, nel quale passeranno tutti i nostri log che la farm produrrà. E verranno scaricati all'interno del magazzino, ognuno al suo posto. Così abbiamo tutto più in ordine. E qua stavo ricreando il sentiero come deve essere. Mettendo 4 hopper, perché qui li avevo. 1, 2, 3 e l'ultimo. Poi copro con la terra per non far vedere. Anche se secondo me, rivedendo il video, conviene farlo uno più basso. Perché altrimenti se io cammino e per sbaglio lancio qualcosa, sapete com'è, gli hopper se la prendono, credo. Non lo so. Ecco, qua esce solo l'attaccatura, chiamiamola così. E ora riempio tutto sto spazio con la concrete, che alla fine vedrete che mi basta quella che ho. Cioè, questa no, però ho altra che basterà. Ora metto tutta la concrete bianca che ho, che come vedete non basta. Ecco, recupero un po' di blocchi a giro. Però ora, come vedrete, all'interno della cassa, non questa, la cassa sotto, cioè ho dei barili. C'ho altra concrete, anche polvere, che però posso usare tranquillamente. Infatti uso la polvere perché la metto sotto l'acqua, quindi si bagna in automatico. Ecco, come vedete, diventa concrete normale praticamente. E la farm è finita. Non mi ricordo che faccio mo. L'accendo. Ah, l'accendo per verificare che l'ossidiana non si spaccava. Non so per quale motivo l'ho fatto, anche se si sa che non si spacca l'ossidiana con la TNT. Ora spengo e mi pare vi saluto. Non mi ricordo. Ah, sto dicendo che farò il collegamento al magazzino, ma già ve l'ho detto. Vabbè, ora aspetto che mostro la mia skin e vi saluto. Eccoci qua, come so bello di schiena. Ma ragazzi, anche per questo video era tutto. Spero che vi sia piaciuto. Se è così, beh, lasciate un like di supporto e commentate. Noi ci vediamo domani alle 18:30 con il prossimo episodio della Vanilla, che spero sarà normale arrivato a sto punto. Mi raccomando, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi così non vi perdete i miei prossimi video. Da Fredrix è tutto, ciao ragazzi e grazie della visione.